Allora, eccoci, anzi, qua. Ho fatto un errore io, perché pensavo che il countdown, di solito quando apro normalmente Streamlabs e va, di solito continua anche se cambio scena, qui invece ripartito da zero quando mancavano invece 2-3 minuti. Comunque niente, come avevo anche scritto su Facebook, non avendo niente di da fare stasera di particolare, volevo continuare un po'. Avevo voglia di giocare a Genshin Impact, a riprendere dopo la prima prova. E direi di intanto lo faccio partire. E ho letto delle cosette molto interessanti. Dovrebbe vedersi. E allora, intanto quello che ho letto, i consigli che sono andato a cercare appunto per cominciare al meglio Genshin Impact è stato intanto di non andare a sprecare le risorse tutte quante subito all'inizio. Invece cosa ho fatto? Tutti i certificati che trovavo per aumentare di livello li ho usati tutti tranquillamente, però non lo sapevo, quindi è andata così ormai. Quindi non andrò a utilizzare altri certificati per aumentare il livello. Dei desideri non ho trovato niente a riguardo, quindi credo che siamo Adventure Rank 6 comunque. Mi sa che la grafica un po' high, un po' alta. Però c'è lei tipo che è pronta la Ultimate. Solo all'inizio comunque dell'avventura. L'ho cominciato, ho fatto il primo episodio martedì per vedere com'era il gioco. Mi è piaciuto molto. Chi è che c'ha da lui profile? Voiceover? Ah, ok, no, vabbè, non mi interessa. Allora, invece, questa cosa è questa, la mappa. Tipo un po' alto il volume. Non so cos'è sta roba. Allora, vedo un attimo il volume perché mi sa che è troppo alto. Infatti al massimo. Siamo tipo a 4. Che non dovrebbe dar fastidio. Una mail. Oh. Non avevo visto sta roba. Vabbè, io la prendo, tanto alla fine male non fa. E appunto dicevo, avevo letto, non devi consumare, mi sembra, questi affari qua, sia questi che la mora, perché la mora è quella che serve, da quel che ho capito, a far livellare i personaggi. E siccome i personaggi possono arrivare a livello 100, e io qua credevo, almeno qua dall'impostazione qua, che possono arrivare soltanto al livello, cioè credevo che potevano arrivare soltanto al livello 20, tipo qua. Io ho detto vabbè, allora è strano, ho detto che sono livello 20, andiamo a livellare come matti utilizzando queste cose, che invece consigliano caldamente né di sprecare questa roba qua, almeno all'inizio. Io invece l'ho fatto, ma vabbè. Allora, la nostra missione attuale è incontrare Lisa al tempio. Io però volevo anche provare a utilizzare un desiderio. Io non so però qual è qua, come si faccia a esprimere un desiderio. Come caspita si fa? No, forse qua dalle impostazioni. Wish. Perché ne ho uno? Mi aveva detto il tutorial, lei esprime un desiderio. Ho detto, quale cavolo devo esprimere? Non ho trovato niente. Le armi però sono a posto. Ah no, mi sa che posso esprimere soltanto questo. Perché ne ho 11, ce ne vogliono 8 invece di 10. Però posso anche esprimerlo di qua. Ah no, questi servono, questi affari qua, che non ne ho manco uno. Vedete, vedete, vedete. Ne compri uno per 160 primo gem, che sono questi se non sbaglio, giusto? Qua invece ne ho uno. Boh,
Facciamo questo, quello iniziale che mi sembra che era quello che mi avevano consigliato. Quindi il primo desiderio espresso, vediamo cosa che ci compare. Non so se è un personaggio o un'arma. No, un'arma! Ok. Quindi avevo quasi 160 di quell'affari. Ah, ma più roba ottieni, ho capito. Pensavo solo un oggetto. Bennett, un personaggio nuovo di fuoco. Non è male, non è male. E anche un'altra arma. Sacco di roba. Sacco di roba. Cazzo, quanta roba ottieni con uno di questi? A parte che era quello iniziale, quindi ci sta che ci danno veramente un sacco di roba. Basta roba! Personaggio così è gratis. Questo me lo tengo. Ma posso scegliere da tenere o no? Fatemi capire. Ok. No, tutta roba nuova, cazzo. Ah no, ecco qua, io ora ne ho tre di questi. Però per sbloccarne me ne servono 8. Quindi io ne avevo uno gratis di base per tutorial. E adesso servono di base 8 perché è scontato. Altrimenti qua ne servono uno che non ne ho. Però qua ne ho tre. Ah, perché è diverso, perché questi sono quelli iniziali. Questi invece sono quelli più avanzati, credo. Va bene, comunque abbiamo ottenuto una valanga di roba nuova. Tipo, un sacco di armi di roba nuova. Adesso andiamo a vedere i personaggi nuovi che abbiamo sbloccato. C'è Bennett che è livello 1, quindi andrà livellato assolutamente. Che armi c'hai tu, ragazzo? Una spada. Beh, ti posso equipaggiare con... E questa. O anche questa, ma è uguale tranquillamente. Poi artefatti, vediamo un po' se ho... No, non ho nessun artefatto. Tu che abilità c'hai? Questa roba devo ancora sbloccarla. Talento. Fuoco, possibile. E lei, Noelle, vediamo. Attributi. Che arma c'hai tu? Uno spadone, bello spadone. E abbiamo ben 3. Allora, questo vabbè, attacco base 23. Questo è attacco base 38, stile elementale 41, altrimenti attacco base 39, attacco Io utilizzerei questa. E vado subito a provarli perché sono curioso assolutamente di provare. Allora, ah, ok, esco per configurare il party. Ok. Visto che bisogna comunque allenarli perché sono tipo tutti quanti di livello 1. Quindi vado a sostituire lei con lui. Ah no, ok. E sì, tipo lei vorrei sostituirla con lei. Perché non me la sostituisce? Ah, switch. Chiaro. Allora, lei vediamo cosa fa. Noel, bello, quindi fa attacca con questo spadone. Che cazzo ha fatto? A scudo, scudo elementale assorbono danno per un personaggio, ma il sustain che sarebbe la forza di sopravvivenza, diciamo. Ah, forse che se prendi troppo danno mi metti a annullare lo scudo. Quindi lei principalmente è una che va a difendere, a parare e tutto quanto. E c'ha un cooldown di 20 secondi più o meno. Chiaro? Bella. Mentre l'altro... Fuoco. Quindi lui attacca principalmente con il fuoco. Va bene, andiamo a giro, andiamo intanto a fare missioni. E a livellare personaggi quando... Possiamo. Beh, non è malvagio, dai. C'è roba che luccica. Fiore. Roba cattiva. E ho notato che... Cioè, non è che ho notato. Ho visto che... Non fa un cazzo di danno lei, comunque. Perché ghiaccio lei. Che cavolo è?
Livello 5, noi siamo livello 1. Ah, vedete, l'ho stannato. Vabbè, almeno ha vinto un po' di livello. Cosa stiamo massacrando, tipo? Ah, no, ho sbagliato. Cioè, vabbè, che ha sbagliato, ha schivato lui. Cazzo, fa malissimo. Buono, buono. Quindi ho preso un po' di esperienza, penso. Non manco per il cazzo. Zero, zero. Ze po pochissimo, tipo. Ah, bella sta storia. Screen, non l'avevo visto. E allora non ho capito se io devo andare. No, fermi, questo è, ci vuole lui perché sono di fuoco, quindi. Tipo, l'ho ucciso in 2 secondi, in 2 colpi. No, non riesco a capire se le faccio. A metà prendo, anche perché quello che ti consiglio era di prendere tutto quello che si trovava, tipo. Così, però non ho ben. Cazzo è? Ho ancora lui. Ma ghiaccio è ghiaccio, quindi non va bene. Che troppo intrigante il sistema di combattimento. Ok. Ah, boia, prendi solo 10. Quanto cavolo ci metti a metto di livello? Scusate, eh. Boh, 1000. Cioè, devo stare a livello X pari all'infinito, fatemi capire. Ma che qualcuno che conosce il gioco ed è in chat e può parlare. Mi può mica dire sì. Ha senso, devo, posso consumare questa roba qui per questa roba qua per livellare oppure è meglio tenerla per più avanti? Perché così ci si mette la vita, però insomma. Giusto per sapere. Tra l'altro lei. Ah, devo andare di qua. No, ma secondo me è molto più lontano doveva andare. Che cazzo è in mezzo al mare? Chi? Cioè, in mezzo al mare, laggiù, in fondo. Sì, però vorrei provare anche a giocare con il control, forse è meglio. Per le mosse, boh. Ah, va bene anche così. Hunter's Bow. Infatti bisogna utilizzare. Tipo loro, perché veramente. Quello cos'è l'affare? Wind Rise. Tanto per correre velocemente era. Così si corre meglio e si consuma di poco. Là c'è un campo. Lo faccio perché no, c'è un sacco di roba. Però fa abbastanza danni, lei comunque. Bravo, è livello 4. Si vede che sono. Tonne, ragazzi. Ah, e no, ma è morto. Vabbè, ah, quindi. Ok, quindi. Prende esperienza anche gli altri che sono in gruppo, è giusto. Quindi, quando il piro e quindi quando il fuoco è là così incontrano, vanno a creare il vapore. L'effetto del piro di idro will dissipate win.
Un bordello comunque. Un bordello. No, non voglio cucinare. Apriamo questa. Si prendo tutto poi. Ah, voglio vedere la ultimate di lui. Fa così con un pollice, non so cosa vuol dire. Poi mi butto. Tanto. Qua c'è un fiore. Lui corre molto più veloce. Cioè scatta molto più velocemente lui. E non tengo premuto perché ho letto anche tra vari consigli che si percorsi si ci si stanca di meno correndo in questo modo che tenendolo premuto perché consumi meno stamina e corri per meno distanza. Ah, è qua forse. Uno scoiattolo, carino. Ma tipo in alto bisogna andare, fatemi capire. Bennett e Noel. Quindi lei è principalmente da difesa, lui è fuoco. Mancava un elemento fuoco nel party. Ma dove cazzo è di qua? È in alto, quindi mi devo arrampicare tipo. Oh! È immune ovviamente, però vabbè, ho voluto vedere com'era la ultimate. Allora, voglio mettere in pausa perché voglio vederla, tipo lei è a... No, un pochino più semplice da ricordarsi. Porca troia. Allora, lei è a 4678. 4678. Ok? Cazzo. E non è morto, ovviamente. No. Quindi vuol dire che tutto il party... può, diciamo, andare a... Ah, avevo ottenuto anche l'altro fiore. Quindi tutto il party prende la salute. Ora, qual è quello che ha meno HP di quelli nuovi? Vediamo, allora, lei ha 1012, lui... Direi che l'artefatto glielo diamo a lei. Questo. Abbiamo due cose nuove, HP e Elemental Mastery, lo diamo a chi è che aveva Elemental Mastery? Lui, mi pare. Che aveva l'arma con l'Elemental Mastery. No, allora è lei. Sì. Quindi lei gli diamo l'altro Elemental Mastery. Che è questo qua. No, questo. E HP lo diamo all'altro nuovo. Sto facendo un sacco di casino, secondo me. Sto facendo un bordello tra cose e equipaggiamenti che non si capisce nulla. E basta perché poi tanto... Ah, non c'è anche questo. Si davano a lui. E dovremmo essere a posto con gli oggetti. Tutti equipaggiati. A posto. Ah, eccolo qua, ah, è quest'altro tempio. Ho capito, ho capito. Ma è lo scatto, è che di base è così.
cosa che se non sei ti Ah, ok, quindi sto dentro il dungeon. Vabbè, stiamo facendo dungeon su dungeon praticamente. Ma se diventa si entra? Mi sa di sì. Buono però. Cominciamo. Mi va bene questo party. Sì, abbiamo lei che difende, c'ha cioè lo spadone, lui che è fuoco, lui è ghiaccio e lei fa vento, quindi è interessante. Beh, allora a questo punto ho visto che come appunto un party di un gioco di ruolo giapponese, tutto il party prende l'esperienza e posso allora cambiare tra i vari personaggi per fare cose interessanti, combinazioni veramente fantastiche. Dica. Ok. Ah, tutto qua. Però è di trivia, è di prova. Vedi che anche lei entra a far parte del party. Maga. Ah no! Ora che ci penso, mi sembra che questi oggetti, di aver letto nella cosa, questi qua, dite, sviluppate solo uno o due personaggi, massimo tre, sempre nel video consigli che avevo visto. Quelli che vi garbano di più vi trovate meglio, che volete portare avanti con con i livelli. E lei cosa fa? Sì, ma non ho visto questa cosa. Ah, ok, forse ho capito cosa fa. Beh, non è male se. Sì, ho capito bene cosa è che fa lei. Però è vicino. Che vicinissimo, però. Romit. Ha fatto una cazzata enorme a livellare i personaggi, a sprecare tutto un sacco di roba. Ma però che ne sapevo io? Vedete quando cominci? Mi sa di sì. Che fa l'effetto. Beh, non è male perché colpirebbe tutti i nemici. E non è male come cosa. Non è male come. Vediamo un attimo. No. Ma non fa un cazzo. Oh. Ah, ma fa la distanza, ok. Ok, sì, è carino, 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 dai, ci sta. C'è quella roba che c'è il tutorial. All'elettrico. Quando il power incontra l'elettrico, la sovraccarica. C'è la sovraccarica. Quindi esplode, fa danni ad aria di tipo fuoco. Ok. Ok. E non ho capito se oltrepassa anche gli oggetti, il danno, comunque fa danno aria. Quando è l'elettrico che si unisce al pyro. Buono! Ah, ok, devo caricarlo. Devo fare danno. Carica fall challenge fallita, perché? Che cazzo devo fare? Ah, forse devo farli fuori nel meno. No, non riesco a capire che cacchio bisogna fare.
Allora, fermi. Se io li congelo. No, anzi. No, serve lei. Allora, fa così. È immune. Ok, ce l'ho fatta. Quindi devo, secondo me, unire l'AE con l'attacco. Stavo qualcosa di meglio. Stavo qualcosa di meglio. Fammi un attimo dare a lei. Qua c'è roba. A quanto pare sì. Ah, non si può andare. Ah, qua è acqua. Se io vado a unire acqua con toro, che cazzo. Aia, che succede? Infatti. Bello! Sì, vabbè, ma si capisce comunque. Vabbè, si capisce veramente che senza il tutorial, dai, cioè, elettrico con l'acqua fai 1 più 1, che fa 10 poi alla fine, quindi alla fine un... Così? No, sì. Ah, lei è pronta. Si è vista l'ultimate di lei? Sì, ma lo so, cioè ci si arriva, eh. Non è che ha ancora tutorial. Che il gioco si basa tanto, tantissimo su queste cose qua elementali, quindi è più. Quindi ecco perché è importante e sarebbe bene riuscire a capire subito com'è che funzionano, anche se non è facile. Altra acqua. Se faccio no, il quarto Vaporize, no. Sto cristallizzando, non so cosa cavolo sto facendo, però gli sto facendo danno, non tanto, però. Allora, quando il geo. Boh. Non lo so. Ok, vaporize e lei poi. Aia. Volevo cambiare lei. Oh. No, non ho capito l'abilità di lei. Che cazzo fa? Ah, ok, fa la carica e poi colpisce gli altri, chiaro. Ok. Capito. Oh, vediamo un po' chi si va, dove si va, dove si va, dove, qua. Ciccio, mi fai vedere cosa cazzo è. Che palle che fai? Oh, Madonna, ragazzi. Fammi vedere sto cavolo di tutorial, che tanto so cos'è. Un primo gem, buono. Madonna. Per un si moriva. Non sarà a tempo, spero. Ah, bisogna andare qua. Oh! Mamma mia. Proprio sul al limite proprio.
Ma porca troia. Vai qua, brava, e torni su. Brava, Lisa. Oh, qui appena fai un tocco, ti corrono subito davanti, fanno un chilometro. Fanno un chilometro, sti tizi qua. Ah, lui è pronto per poter congelare un po' di tutti, eh. Ah, qua c'è da fare il... questo. Abbastanza semplice, dai. Boh, se sono tutti così... Ah, quindi... The Valin. No, bene. Che ci dai? A oggetti. Boh, tutta roba che servirà a qualcosa sicuramente, ma non credo che andrò ad utilizzarla abbastanza presto. Non credo. Non credo proprio. Vedete che anche loro si unisce al... Lei non mi garba tanto come gameplay. Lei non mi garba tanto come gameplay. Perché, boh, fa attacchi strani, non lo so. Non mi ci trovo bene con lei. Con lei, con lei è più che altro è strano. Ma niente, facciamo cose a caso come ci pare e piace. Ah, abbiamo completato il prologo, atto 1. Bene. Allora, tu puoi aumentare il rango dell'avventuriero offrendo animoculi alle statue di 7 sbloccando i waypoint, cercando le chest nell'open world, completando le quest e pulendo i domains. Ok. Abbiamo capito, dai. Ma quindi abbiamo sbloccato roba nuova. World Quest. Quindi... Allora, talk to Catherine for more details. Ah, ok, quindi praticamente ci sono le varie quest da fare, ok. Quindi è infinito sto gioco, ho belle capito com'è l'andazzo. Bisogna andare qua. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. A questo punto andiamo all'avventura. Culagna, andiamo a far cose, a volare. Se noi possiamo. Ci sono anche dei nemici che vorrei uccidere. Ok, lei non è entrata a far parte, penso, del party. Credo, perché... Allora, c'è lui che potrebbe congelarli tutti. Tipo così. Che è caduto di sotto. No, però mi trovo male nel... Ma devo provare col joystick, perché mi trovo male nel combattere. Il combattimento mi trovo male. Se lo prende, perché non lo so mica. Mi sa di no.
No. Sa che non funziona col joystick. Vabbè, pazienza, poco importa. Non è importante, era solo per curiosità. Se lui. Ok. Allora. Ah, mi ho ottenuto un oggetto nuovo. Un sacco di oggetti nuovi. Però quanto rimane di sei livello? Mica tanto, cazzo. Ah, sei già a livello 2 e a metà di livello 2 lei. E anche lui. Beh, sì, ci mettono tanto, però alla fine ci sta. Allora, lui può avere più HP e attacco. Allora, a questo punto lui mettiamo l'attacco. Anzi, no. Sì. E all'altra gli mettiamo questo che gli dà più HP, che appunto lei dovrebbe essere tipo tank lei. E poi questo che gli dà anche lei un minimo più di attacco. Ok. Ah, ok, bisogna andare dove? Di là in fondo. Ok. Nessun problema. Ci andiamo con molta calma, andando a esplorare tutto bene nei dintorni. Bene, vabbè, insomma, volevi dire. Bene nei dintorni. Tipo quello che ci vorrebbe lei. L'arciera, che in questo momento non ce l'ho, potrei cambiarla, ma non ho voglia. Vabbè, pensando anche arrivando tipo, oh cazzo, gli altri. Non si gli fa. Ma però teoria col fuoco dovrei distruggere, tipo con lui che è fuoco, però sta scappando col vigliacco. Infatti sto. Lui è molto veloce. Lui è molto veloce. E c'è l'altro che è qua in alto, ora. Provo un attimo a raggiungerlo. Un po' giù per favore. Che è morto. Film Arrowhead. Cos'è? Tipo è un. Mi sbaglio sempre io tra il B e il C l'inventario. Allora, lei c'ha questo. Lei ha elementale, però a sto punto io andrei a utilizzare. No, vabbè, la spada. A lei io magari mi può avere. Lei gli ho dato questo. No, questo è meglio. Però lei usa spadoni. Lei utilizza spadoni. La ragazza. Lei. Poi lui c'ha quest'altra spada. Che direi che va più che bene. Anche lui c'ha spada. Tutti hanno la maggior parte spade. Ma non c'è più anche lei! Cazzo! Queste cose qua come? Ma che amici? No, nessun amico. Nessun amiciccio. Cazzo, c'è anche. Ma lei non mi garba! No, non ce l'abbiamo lei, non possiamo. Sì, invece. Però Lisa non mi garba. Non. Boh. Strana. Non mi garba come attacco. Quindi non credo che l'andrò mai a livellare alla fine. Non credo mai di livellarla. Lei mi garba un sacco perché difende. E mi garba veramente un sacco. Qua ci vuole fuoco. E ce l'abbiamo. E che ha fatto?
tutto. Non ho capito cosa ho fatto con quello. Ah, ok, bisogna. Tipo lui è con deve congelare. Quindi ci vuole lui. E poi ci vuole l'altra. Che bisogna vedere. Questo è elettrico, mi sa, ho paura, quindi ci vuole quell'altra. Ci vuole tipo al posto di lui ci metto un secondo lei e vediamo, ah, ok, bisogna quindi attivare tutti questi in base a cose, cioè alle abilità dei vari personaggi che abbiamo, quindi penso che c'è un ricurvo, non è male, però vabbè, quello poi bisognerà vedere con altri personaggi cosa riusciamo a ottenere, chi usiamo più che altro. Mi sa che c'è una marea di personaggi da poter utilizzare. Mi sa che per il momento non ce n'è altro. Cos'è sto a fare? Ah, ok, ha fatto forse comparire quella chest, ok. No, più che altro io vorrei tenermi. Lei non mi carica come attacco. Mi rimetto lui in fare era Bennett. Fuoco ghiaccio, lei è difesa. Che per il momento mi carica di più sia come arma per il momento che come effetto. Ma si possono vedere tipo le abilità di personaggi, penso di sì. Talenti forse. Sì. Cosa fa la ultimate di lei? Getting string of stone around the weapon. Ah, fa un attacco ad aria e fa danno di tipo geo. Ok, sta a fare cos'è? Ah, ok, chiaro. Vediamo. Ah, i cosi, sì. Poi un'altra cosa che io avevo visto, qua cos'è? Un'altra cosa che avevo visto è che è importantissimo andare a mappare la mappa, perché ovviamente ci sono tipo dei punti che magari qui ci spawna sempre per questo tipo di minerale, quindi è importante. Cos'è Worship States? Ah, puoi offrire roba. Ma non voglio offrire nulla io. Anche perché non so cosa cazzo fa, quindi non lo so, siamo per ora a 7 di rango di avventuriero. Io voglio provare una combinazione però di attacco contro dei nemici, tipo là, di congelarli e poi utilizzare l'ultimate di lei. Quindi fare tipo una cosa di questo tipo qua. Che bordello! Che bordello! Ah, due attacchi per spazzare via tutta questa roba qua. Buono, buono. Dove dobbiamo andare? Di là, ok. Buono, non male, non male. Anche lei è pronta, quindi lei praticamente fa danno di tipo geo, che non ho capito se è tipo danno di tipo terra, una cosa del genere. E appena troviamo gente cattiva, lo utilizzo, che voglio vedere che cavolo fa. Comincia a diventare interessante con tutte queste meccaniche. Accesi o cattivi. Scusate voi, brutti ceffi. Ah, ok. E potenzia l'arma. È bellissima, personaggio.
Sì, ho utilizzato un po' di personaggi per cambiare appunto elementi. Sto capendo piano piano solitamente il meccanismo che c'è dietro a questo gioco. Molto molto piano piano, molto lentamente. Quindi lei, allora lei si difende, fa danno aria e si potenzia la spada, bellissima sta cosa. Quindi ho capito, lei mi sta garbando molto come personaggio. Allora, altrimenti non ha questo set. Chi è che c'ha questo, che ci può avere questo set? Lei ce n'ha due. Adventurer e Traveler. C'ha l'Adventurer? Non ce lo dice che c'ha l'altro Adventurer. L'abbiamo detto di no, lui forse. No, non c'ha un cazzo lui. Allora se c'è l'Adventurer è lei. O è lui addirittura. Ah no, ce l'ha lui due pezzi. E ne ha troppi. Ne ha troppi secondo me per i miei gusti. Ah, Charlie, no, ma ovviamente lo cambio. Sì, tanto finito lei non la usa, non me ne frega nulla. Preferisco avere roba che gli altri possono utilizzare. Ok, dai, 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 stiamo ingranando piano piano. Non volevo aspettare per capire qui. Va bene. Cose a caso. Cose a caso. Cose totalmente a caso. Vedo un attimo una cosa, ora vedrete cose brutte. Vedete cose brutte adesso. Però va bene. Oh, ok, sta a fare. Ah, vabbè. Diamo la data di nascita. Ah, il 10. 22. Che tipo era giovedì. Il compleanno. Eh sì, sono sicuro. Dai, cazzo, era giovedì. Sapranno quando è il mio compleanno. Perché sono incoglionito, ma non fino a questo punto. Ma non fino a questo punto. Successo. Oh cazzo, c'è anche il fabbro, è vero? Puttana, il fabbro. Boh. Wagner. Un'arma per Paimon. Ma se non fa nulla. Cazzo fa? Che detto? Overdare take your pick. Sì, ma ragazzo, che armi c'hai tu? Incoglionita, un fabbro, secondo te cosa fa? Vende libri? Che domande che fa anche lei. Do you sell it in here? Ah, i depositi minerari, ok. Quindi noi dobbiamo portargli i minerali per fare armi. Tipo, firmi. Questo. Sì, voglio questo come questa attiva. Non voglio questo. Dove bisogna andare? Non lontano da qua. Allora ci andiamo.
Ci andiamo a prendere la roba per il fabbro. Vediamo che arma ci dà. Cioè, abbiamo un sacco di... Un sacco di armi, tra l'altro. Non vorrei però che questo gioco tipo Diablo. Cioè che potrò sempre armi migliori senza una fine. Collect 3 iron chunks and give them to Wagner. Ok, sì, quindi colleziona 3 ferri, pezzi di ferro, così, chunks tipo grezzo e portali a... Allora, qua c'è il ferro, quindi io nella mappa, secondo il consiglio, come si fa a segnare sulla mappa? Io non ne ho la pallida idea. Io volevo vedere qua. Ah, ok. Ci metto questo. Ah, ma dovevo... Ok. Ah, posso farne 99, ok, posso segnare, posso marcarne 99. Un Iron Chunks. Un altro è qua. Sono tutti qua, a posto. Perfetto, ne abbiamo tre, quindi possiamo andare a parlare, a portarle direttamente al nostro Wagner. E vediamo che arma ci dà, sicuramente sarà un'arma di merda. Rispetto a quella che abbiamo noi, secondo me sì. Ma sono già le 21:52. È già passata un'oretta. Eh no, vola il tempo con questo giochino, è divertente. Molto molto divertente. Molto divertente. Così poi vedo anche se sta live una volta fatta viene pubblicata automaticamente su YouTube. Wagner, c'ho il ferro. L'ho portato il ferro, rincoglionito, mi dice anche cosa vuoi. Ma ci siamo visti 2 secondi fa, ma mi ha fatto una richiesta. No, bene. Oddio, dunque. Allora, posso fare uno di questi con due di questi. Ok, quindi... Ah, idolare, ok, allora... possiamo anche fare roba nuova. Tipo questa, che sta a fare? Un prototipo. E ci dà roba a caso, cioè con questo... Ed è Diablo, no, forse... Non ah no, il cazzo già l'ha a caso. Però mi sa che per farla serve... Sì, servono White Iron, addirittura ferro bianco. La roba è troppo avanzata. Sì, lo so, vengo da te, facciamo cose belle. Vedere cose meravigliose, eccetera, eccetera, ma ora devo andare. Tanto questa è completata. Questo gioielliere, ma... Che cazzo è questa qui? Ma chi? Va bene. Ok, sì. Give me the benefits now, cioè dammi i benefici ora, maledetta, che non sei altro. Subito, non voglio fare nulla.
va bene. Puttana, 10.000 di quest'altre. Cazzo, davvero? Ah, una di queste? No, dammi questo. Ah, sono tutte e tre, allora dice, cos'è questo? Un sacco di roba. Ah, perché siamo arrivati fino al Rango 7. Sì, ok, chiaro, chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Ah, ho capito. Più aumentiamo di rango da avventuriero, più ricompensa otteniamo. Chiaro. Sì, va bene, non ho voglia ora di ascoltare tutto. Tanto più o meno credo aver capito. Sì, vedi tutti i progressi, quelli che devi fare. Sì. Vabbè, le cose base di ogni MMORPG più o meno. Che c'è in ogni che. Mi potrei cucinare. Dai, sono cose di base. Un po' tutte ore, capito? Vabbè, ci arriviamo di torno subito. Quanto parli, Paimon? Che palle. Donna, ragazzi. Allora, io devo andare dove? Io no, questa attiva. Navigate. Ah, fermi. Story quest. Icon quest. Story. World Quest, dove devo andare nella World Quest? E andiamo alla World Quest. Andiamo così magari andiamo un po' a expare. Posso dire di rango. Allora, per ora siamo a livello 1 con lei. Lei livello 2, lui livello 12, lui livello 2. È lunga la strada, è lunga. Tanto tanto lunga. Sali qui. Springvale. Ah, bisogna scendere così e andare dove? Là. Ah, ok. Chiaro. Prova, cattivi. E andiamo a reggere molto meglio ora. Meno con loro due. Meno con loro due. Voglio prendo.
Ah, sì, ok. Credo che va a rivelare l'area intorno, no? Eh? Che è sta roba? Non ne ho la più pallida idea. Offer di a meno quello studio. Ah, offri, ok. Quindi dov'è il worship statue? Questo qua, Nemo. Offer. Ah, la semina massima è incrementata, offrendo tutta quella roba là. Quindi possiamo andare in alto per volare velocemente. Quindi noi abbiamo dato questo qua, che c'è un di livello 2 e ci ha incrementato la stamina. Quindi dovremmo poter correre un pochino più veloce. Buono. Se poi andiamo a fare la storia, no. Chaos Trouble. Che cazzo è lei? Ti vedi in città? Sì. Allora, però avevo visto che si era rivelato qui vicino quello strano affare. Però, boh, vabbè. Tanto finché. Posto. Che io posso fare la ultimate. Però va bene così. E torniamo in città. Torniamo in città e vediamo cosa fare. È notte tra l'altro. Sì. E anche notte. Tornati qui due in fondo, non credo. Tra l'altro manca capire com'è il respawn della roba, cioè dei nemici e tutto quanto. Se ogni volta che te esci rientri, ogni tot tempo si resetta tutto. Si respawna tutto, non mi è ancora ben chiara questa roba qua. Devo ancora comprendere tante cose. Troppe cose. Troppe cose. Ah, ok, possiamo anche prendere. Chiaro, chiaro. Qui abbiamo finito il capitolo 1. Clean tutta sta roba. E qui gioco al capitolo 2. Io già posso avere questa roba qua. E poi ci manca da upgradare la statua di sette in monstata a livello 4, boia. E cacciare un Silo Abyss Mage. Quindi bisogna fare questi due per riempire questa cosa qua. E quindi ottenere ulteriori oggetti, ulteriori cose. Allora, vediamo. Lucky Dog. Non so se c'era qualcuno in Lucky Dog. Tipo, lui non è un cazzo. Tipo, vediamo a lui. Travelers. Lucky Dog che c'ha due pezzi e ci siamo. Adventurer. Lucky Dog no. Travelers e Adventurer. Ma scusa, eh. No, non volevo uscire. Scusa un secondo, allora. Lui.
mancherebbe il pezzo del... non la chiedo, no. Vedi, non è uguale, se ne frega. Tanto... Sposate che rango dell'avventuriera, tra l'altro. Quindi, parlando con lei, dovremmo ottenere ulteriori oggetti. No. Niente di tutto ciò, come mai c'è un... Ah, perché ci sono anche altre cose. Pieno di cose, troppe cose da fare. Troppe, troppe, troppe cose. Sono arrivati in cima. Vediamo. Vediamo, vediamo. Cosa ci danno? Ah, ecco qua, devo parlare con lui. Oh, che succede? Va bene, ti devo dire. Fai strada. Pavo Secret Pirate. Che cazzo ho iniziato? Dove devo andare? Che cazzo di questo ho iniziato ora io? Fa cose strane, poi è la fine. È la fine, praticamente. Dove cazzo è andato? Ah, ok, è vicino, meno male. Almeno questo. Ah, è là, ok. Uiii. Che è sta a fare? Ok. Ti Ok. Vai, siete trasformati in One Piece, tutta questa avventura. Perfetto. Perfetto. Chiedi a tuo padre Gold Roger, fammi capire. Tesoro. E quindi vuoi che noi andiamo a cercare questo tesoro, fammi capire. Sì, cosa è andata. Tesoro, tesoro. Che sarà tipo un'arma, una cosa del genere, presumo, un equipaggiamento. Infatti. Buono. Porca puttana, bisogna che passa l'idra ora, se vedi, eh. One Piece. Vai!
È chiaro che siamo capitati nel bel mezzo del One Piece. È palese ormai. Quindi vuoi che andiamo a cercare questo tesoro, dai. Ora voglio vedere cos'è questo tesoro. È una spada devastante anche per lei, anche per noi, anche meglio. Dove? Ah, sì, con la tizia là. No, è qua. Guilds listen to their report. Non ho capito cosa devo fare io. Cioè, devo parlare con questa cosa e chiedere. Popò di idiota, popò di idiota, se l'aveva detto di non di nulla. Perché così stupida? Perché così idiota? Fammi capire cosa c'è di sbagliato in lei. No, non ci voglio credere, dai. Non è un po' essere così idiota. Vorrei scegliere la terza opzione, tipo sei completamente idiota, ma non c'è purtroppo. No, è stupida completamente. È stupida completamente. Questo è sospetto. Inseguiamolo. Andiamo da qua. What? Ah, ok, bisogna andare di nuovo da lui, ok. Chiaro. Sì, va bene, va bene, va bene. Giù. Che preso a caso? Blitfall? Non ho letto un cazzo. Ok. Meet with the informal. Ah, ok, roba su roba, ok.
Talk to Amber. Chi con Amber? Non volevo. Mi sono protetto con lo scudo, poi non porta. Sapete cosa c'è di interessante? Vabbè, taglia corto, Amber, ti prego. Taglia corto. Ma davvero? Quindi io metto Ember però nel party perché ma io lo faccio quello del pirata. Allora, io no, non voglio andare qui. Non voglio andare adesso, lasciare il commento nel coso. Allora, io voglio levarmi. Che può essere utile. Succede? Lui che è quello di fuoco. E metteci Amber. Perché lei è di fuoco. In più lei spara a distanza ed può essere molto molto utile. Molto molto utile secondo me. Andiamo subito a lei, le armi, gli artefatti che possiamo dargli. Allora, 23, 23, 39. Demolito il danno critico perché tanto lei deve stare a distanza. È inutile che gli diamo più di... Salute quando il tuo obiettivo è quello di stare a distanza.
Spostiamoli questa che è meglio. No, posso dargli solo questo. Ok. Cominciamo con lei. Vado a parlare con la mistissa 800. Dove cazzo è? Amber, dove cazzo sei? Puttana, in quella giù. Allora, vediamo. Io volevo fare però quello del pirata. Questo volevo fare. Che è un po' più vicino, infatti. Cazzo, è qua. Io sbaglio, avevo anche le ali diverse. Io li voglio tutti comunque con le ali del coso. No, il level up non lo faccio, mi dispiace, vaffanculo. Non lo faccio il level up, che magari può servire più avanti sta roba. Potrebbe essere dannosa. Se non ho gli oggetti poi giusti per salire di livello. Ah, però lui non lo uso perché tanto fuoco, preferisco lei che a distanza che fa attacchi di tipo fuoco. È molto meglio secondo me. Molto meglio. Ah, adesso è come una di quelle statue. È un teleport, no, non me ne frega nulla del teleport. Poi non me ne frega un cazzo. No, me ne frega proprio un cazzo a me del teleport. Quindi anche nuotando normalmente consumi la stamina e se te la consumi tutta, tra virgolette, muori. Vabbè, va bene. L'hanno studiata bene, però in questo modo non puoi farti tipo tutto il mare. Cioè, tipo, se io voglio andare qui e voglio farmi sto giro qua, non posso farlo a nuoto. O cose di questo tipo. Cioè, fuoco, mi sembra. Infatti immune. Porca puttana. Va bene, ci sta. Prendendo fuoco. Dai, vediamo cosa che c'è qua. Oddio. Nah. Easy. Easy. Siamo venuti a metti dopo che unendo i vari elementi posso fare danni ancora maggiori.
Vile. Ok, quindi. Ah, ok, quindi bisogna andare. Eh sì. Sa che bisogna andare in fondo lì dove c'era a vedere la stessa posizione dove vedi la mappa lì, l'immagine. Poi lì capisci cosa fare. Sì, non ho capito male io. Tipo, dov'era l'oggetto? Sì, comunque la penso che fra poco io stacco, eh. Io credo che fra poco stacco. Da questa idea. Io andare da Kaya ai Nose, vai su. Allora, io direi di andare fino a Kaya, ci parliamo e poi si stacchiamo tranquillamente. Tanto non solo per vedere, fare qualcosa stasera, una setta rapida alla fine. Vabbè, un'oretta e mezza alla fine ci siamo stati. Sono stati un'oretta e mezza, però questa un'oretta e mezza così tanto a fare qualcosa. Kai è in cima, sbaglio. Dovrebbe essere in cima, in teoria. Tipo qua. O sbaglio. Ma che cazzo è Kaia? Qua. Quindi è di qua. Ah, eccoci qua. No! Si muovono se li tocchi! Vabbè, sta cosa! Che di solito negli RPG, negli MMORPG sono tipo dei pali che ci vanno addosso, li attraverso addirittura. O non è che se ti li tocchi loro si muovono? Insomma, che Rangotto, quindi bisogna andare a. Bisogna andare a. Cazzo è Kaya? Così dice, vai a Kaya at the Knights of Fabulous HQ for hint. Possiamo parlare con lui? Eh sì, devo parlare con lui per forza. Infatti. Dici dov'è Kai e basta. Kai è lui. Pensavo a un'altra persona, una ragazza. Madonna, sono incoglionito.
Ok, quindi bisogna andare a cercare, va bene. No, basta, semplicemente chiudo qua. Ah, però mi fermo perché non ho più voglia. Tanto abbiamo fatto abbastanza, un po' abbiamo fatto oggi. Dai, Ganzo, Ganzo, è divertente, divertente. Tanto poi credo che... Credo che la prossima settimana non si fa nulla perché lunedì e martedì si fa Death Stranding, giovedì vabbè c'è Magic, poi sabato, domenica sera e anche le altre sere si fa lo speciale di Halloween che sarà Resident Evil 2 Remake in hardcore mod Leon A. Visto che su YouTube ho portato Claire A, Leon B, devo fare il contrario invece di fare un'altra serie. Di video ho detto quasi quasi lo porto per lo porto come speciale di Halloween e niente e lo porto come speciale di Halloween. Quindi niente, dai, grazie a tutti quelli che hanno visto la live e che vedranno il video su YouTube dovrebbe caricarsi su YouTube, sul mio canale anche questo. E niente, a questo punto, grazie mille, noi ci vediamo domani, alle 9 si comincia Death Stranding. E niente, ciao!